Mi andrebbe già bene di essere già dentro la tempesta. Cosa c'è qui di bello? Beh, una mitragliata mi va bene per iniziare. Presumo che anche gli scrigni, eh? Roba al comune? Esatto. Solo se si muore si può trovare roba, diciamo, un pochettino più avanzata. Andiamo a vedere dove si chiuderà la tempesta. Bene così, noi non abbiamo bisogno di muoverci, per cui saranno gli altri a venire da me. Peccato che se gli altri saranno già morti, avranno bottino migliore. Ma chiusura di tempesta alquanto strana, è soltanto 20 secondi alla prossima. La tempesta praticamente si tenderà anche a spostare verso sinistra perché una parte della chiusura è già dentro la tempesta stessa. Andiamo a vedere quindi cosa accade. La parte di sinistra avanzerà sicuramente rapidamente. La parte di Sipile Grifale dovrebbe quindi liberarsi, teoricamente. Sì. Praticamente va all'indietro. Una cosa un po' strana quando di solito te la trovi addosso. Va bene per me perché io comunque sono più che dentro e con tutta probabilità si chiuderà più o meno nella mia zona. Una cosa del genere, presumo. Alcuni giocatori peraltro si fanno uccidere appositamente per prendere armi migliore, ma a mio avviso è meglio rimanere con più vite possibile verso la fine della partita. I giocatori si avvicinano a questa zona. Siamo vicini alla chiusura, abbiamo anche un nemico, potremmo anche rischiarcela. Eccolo là. Eliminato un giocatore, ora non so onestamente se e come, ma va bene così. Restiamo dentro i cespugli. Potrebbe benissimo. Mi hanno anche indicato peraltro dove sono stati eliminati i giocatori. Se ne sono andati 10 fino adesso, che sono riusciti già a morire 5 volte. Io personalmente vorrei resistere abbastanza in là. C'è chi intanto cerca bottini di rifornimento per avere già armi migliori senza morire. Restate sempre fermi in questi casi quando ci sono i nemici. La tempesta si sposta ovviamente in modo del tutto casuale.
Luogo di atterraggio migliore, certo, non potevo scegliere, continuo ad essere sempre dentro la tempesta. I giocatori ovviamente nemici arrivano. Nemico che si avvicina, che... Eccolo là. Ah, per un pelo, ragazzi, per un pelo qualcosa gli ho tolto. Questo era abbastanza bravo. Adesso toccherà le armi verdi, ragazzi. Non è la Storm. Quindi le armi che ho diventano verdi. Brutta, brutta, questo danno non ci voleva. Le banane sicuramente influiscono. Eliminato, ho rischiato. È sempre lui, peraltro, quello che mi ha ucciso me. Ok, c'è il lancio di rifornimenti alla mia sinistra. Sto provando, credo, a sparare all'altro. Non a me. È il mio momento adesso, ragazzi. Eliminati tutti e due, non chiedetemi come e quando ho fatto, ma va bene. Sì, ovviamente siamo in due. Aiaiaiaia, c'è il cecchino e non ci voleva. Però anche arrivare secondi non è una cosa brutta, eh. Peccato che col cecchino può essere.
Lui ha ben capito dove sono. Lui è là. Quello che è il problema è che ho la storm. Non così. Dov'è? Qua. Ah, peccato. Ne ho ancora una, ragazzi. Non so quante ne ha lui, ma credetemi, avviso che arriverò secondo, però va bene. È finita, seconda posizione. È stato bravo questo mio amico, ma arrivare secondo, un grande secondo posto. Peccato, forse potevo sfruttare meglio di vite, ma ho trovato di fronte un avversario più bravo di me. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.